Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Un euro a disposizione, Conte esce o no? Sì, sì, si vota a marzo. Esce, cioè rompe adesso e si vota a marzo? Romperà a settembre-ottobre, no? Dentro la manovra economica, la crisi si mantiene per forza 5 mesi prima di... Il presidente ci farà votare. Cioè si vota la legge di bilancio e poi si va al voto. 5 mesi. Faranno in modo di farci votare, secondo me, a marzo, non dopo. Ma dal momento che la legislatura finisce, finisce quindi, comunque. Finisce, e chi aveva immaginato maggio-giugno non sta in piedi il governo. Non ci sta in piedi perché non ci sono le forze. E la deputata, la rappresentante dei Fratelli d'Italia, io immagino che insieme si mettano in circolo dentro Fratelli d'Italia e dicano: speriamo di non andare mai al governo, mai e poi mai. Ma no, è l'unica salvezza per noi. Ma no, guardi, proprio... No, guardi. La mazione calenta, 2 settimane al governo e voi scendereste come quei... passeri solitari che trovano l'acqua. No, guardi, l'unica differenza fra noi e gli altri è che noi vogliamo governare l'Italia facendo delle cose per gli italiani. Se si va al governo con una forza politica troppo diversa e con un'ideologia completamente all'opposto, non si può governare, lo capisce? Ha visto che disastro è governare in Sicilia? Una pratica di governo. Ha visto come si governa male? Come è duro il governo? In Sicilia, il vostro... Guardi, noi governiamo, Fratelli d'Italia governa nelle Marche, ha governato benissimo. Benissimo, avrei qualcosa da dire. Ma come? Adesso non riapriamo il tema regionale, no, anche perché, voglio dire, Pancani potrebbe venire con la roncola a prenderci. Noi vogliamo governare governare col centrodestra. Mi sembra, diciamo, un'affermazione molto semplice da capire, insomma, e che tutti ci sarà cercano tempo per parlare delle dietrologie della situazione e le elezioni regionali. Io ringrazio Augusto Minzolini, che è stato con me per tutta quanta la puntata, così come Antonello Caporale. Ringrazio Elena Lucaselli ed Emanuele Fiano. Adesso grazie a voi. E chiedo scusa ad Andrea Pancani per il ritardo per Coffee Break, noi ci rivediamo domani. Colpa di Caporale, diglielo. Grazie. È bene, è bene.